Studio Vega nasce nel 1995 come prima esperienza, dopo la fuoriuscita del titolare di Studio Vega da un'azienda nell'ambito della quale il lavoro nei servizi sociosanitari e sanitari è diventato più un business che un processo di gestione qualitativa. Da quel momento, vista la negatività dell'esperienza precedente, era nata l'esigenza di creare qualcosa di nuovo, un nuovo mondo, una realtà nuova dove ci si potesse riconoscere in termini di valori e dove la persona potesse essere considerata, la persona fragile, soggetto centrale di tutti i processi di azione e di consulenza. Occorreva però dare sostanza a questa idea, a questo contenuto, anche in termini di riconoscibilità da parte dei terzi, del significato che l'azienda voleva avere e darsi. Così, ho incaricato sostanzialmente un'amica architetto, Carla, che mi ha dato una mano nel cercare di individuare e rappresentare questa idea del nuovo mondo. E questa idea è nata, individuando Vega come stella più luminosa della costellazione della Lira, attorno alla quale rappresentare poi questa idea del nuovo mondo. Quindi il cerchio che rappresenta la costellazione, le due barrette parallele che congiungono le quattro stelle più luminose della costellazione della Lira e diciamo, la stella più luminosa, cioè Vega, che si protrae verso l'esterno come se anche questo nuovo mondo di fatto non fosse capace di contenere completamente l'idea, ma si andasse a proiettare verso il futuro. Da questa idea e da questa rappresentazione occorreva poi dare sostanza ai contenuti e quindi la ricerca, che è partita immediatamente come gruppo di lavoro, nel cercare di tradurre nell'operatività quotidiana questa filosofia, questa necessità, questa voglia di poter cambiare il mondo attraverso un processo che mettesse al punto centrale di tutta l'azione di tipo consulenziale, formativo e anche organizzativo dei clienti che ricevono il nostro supporto, la persona fragile, le sue desiderata e le sue caratteristiche, i suoi bisogni, in modo tale da creare un ambiente protesico e capace di rendere il più possibile autonoma la persona nel tempo. Quindi ci siamo dati delle regole, ci siamo dati dei modelli organizzativi, ci siamo dati dei riferimenti culturali ben precisi e abbiamo costruito delle metodologie anche di tipo formativo che consentissero di far applicare questa idea e questo modello a tutti coloro che si riconoscevano nei valori di fondo della nostra azienda.